Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di maculopatia e lo faremo insieme al dottor Carlo Rione, che è medico oculista ed è presidente dell'International Society of Eye Tech in Ophthalmology, ISHO, fondatore e vicepresidente dell'International Dry Eye Academy, IDEA, ed ho il piacere di averlo ancora una volta come ospite. Buonasera dottor Rione, ben trovato. Buonasera a lei. Allora, dottore, come si sviluppa una degenerazione maculare senile? Al centro dell'occhio noi abbiamo una struttura che si chiama macula, una struttura molto sottile con dei fotorecettori che si chiamano coni, soprattutto anche bastoncelli, che però sono più in periferia. Questi fotorecettori sono quelli basilari per la nostra vista e vengono nutriti costantemente da una rete di vasi che si chiama coriocapillare. Vedete questi puntini azzurri? Sono il nutrimento che passa attraverso una membrana che si chiama membrana di Bruch. Intanto ci sono dei depositi che vengono portati via normalmente, dei materiali di scarto. A volte, quando si spessisce questa membrana di Bruch, quindi con l'età e con la predisposizione anche genetica, queste macchie gialle, questi depositi rimangono e vedete che portano via la vista, perché praticamente fanno atrofizzare tutta questa zona che non riceve più nutrimento ed è ricoperta da queste macchie gialle che si chiamano drusen. Chiarissimo, dottore. Quindi sappiamo che nel trattamento della maculopatia di tipo secco e anche nelle patologie retiniche viene utilizzata la tecnologia laser 2RT. Ci potrebbe spiegare in modo accessibile come funziona questa tecnologia e quali sono i vantaggi di questa tecnologia rispetto alle altre opzioni di trattamento? Questo laser è un laser a nanosecondi, quindi è molto veloce come nel trattamento ed è sotto soglia, quindi non come gli altri laser che brucia, ma fa in modo che non venga danneggiata la zona vicina della retina dove noi agiamo. Vengono sostituite solo il 10-40% delle cellule che vengono colpite. Vedete, qua 3 nanosecondi sono velocissimi, gli altri laser sono a 1 millisecondo. Quindi, essendo più lenti, danno danni anche alle strutture esterne, non sono proprio sotto soglia. Questo cosa fa? Questo laser va a stimolare una riduzione di quella membrana di cui parlavamo prima. Vedete che si assottiglia e quindi riparte di nuovo questo meccanismo di nutrizione da parte della coriocapillare, da parte dei vasi retinici, e sopra invece diciamo la secrezione di queste sostanze di scarto che vengono eliminate. Questo dovuto soprattutto alla stimolazione da parte di questo laser e la formazione di un enzima che si chiama metalloproteinasi. Queste metalloproteinasi fanno sì che si riassottigli questa membrana e quindi riparta tutta la cosa. Vedete qua una maculopatia con queste drusen, prima e dopo con il laser 2RT, vedete come sono diminuite queste, quindi oltre a bloccare l'avanzare, a volte può anche far riprendere qualche piccola capacità visiva, però il laser serve soprattutto per rallentare e bloccare questa degenerazione che porta a cecità. Dottor Rione, come valuta l'efficacia quindi di questo laser 2RT nel lungo periodo, quindi a lungo termine, per migliorare proprio la qualità della vista dei pazienti che ve ne sono sottoposti? È stato fatto uno studio internazionale chiamato LEAD. Questo studio ha preso 298 occhi, ha trattati la metà e l'altra metà invece con un placebo, non con quel laser lì. Ha visto che dopo 3 anni c'è stato un rallentamento in quelli trattati col 2RT rispetto agli altri e ha rallentato soprattutto di 4 volte rispetto al gruppo di controllo il peggioramento di questa maculopatia. Questo è il primo centro europeo, siamo stati con mio figlio ad Amsterdam nel 2013 a vedere come funzionava, sono stati loro i primi, l'OMC di Amsterdam, ad avere questo laser in Europa, perché è nato in Australia, poi piano piano è stato portato in Europa. E come primo in Italia, il mio centro nel marzo 2015 abbiamo iniziato a utilizzare questo laser. Questo laser l'abbiamo utilizzato sulla maculopatia, vediamo per esempio, c'è una fotografia molto chiara che fa vedere com'era prima e com'era dopo. Questo è dopo 21 mesi dal trattamento, vedete com'era la maculopatia, si vede sia dalla parte della foto nera che era più sollevata la macula, qui invece di nuovo abbassata, e anche vedete a destra c'è proprio una diminuzione di queste druse. Vediamo l'altro occhio,
anche questo dopo 21 mesi, vedete com'era conciata male questa macula e come si è ripresa, è andato via, sono andate via delle drusen, anche qua si vede sulla destra come prima c'era questo al centro giallo e qua adesso è diventato di nuovo arancione rosato. Poi non l'abbiamo usato solo per la maculopatia, questo per esempio è un edema diabetico, il paziente vedeva 4 decimi, abbiamo fatto un trattamento con degli spot con questa macchina, 60 spot e dopo un mese da 4 è tornato a 10 decimi, vedete anche come si è abbassata la zona che di edema, quindi di liquido, che innalzava la macula. Poi andiamo avanti, l'abbiamo usato per la corioretinopatia sierosa centrale, che è un'altra patologia che prende soprattutto le persone giovani sotto stress, con un edema che va sotto la retina. A questo punto anche qua vedeva questa paziente di 54 anni, 3 decimi, abbiamo fatto il laser, dopo solo 2 settimane era andata a 10 decimi, vedete come il liquido era sparito. Ce n'è ancora un'altra, mi sembra sempre di... ecco anche questa qua, corioretinopatia sierosa centrale, dopo un mese intorno all'edema vedete come si è abbassato. E questo è anche un altro edema, sempre di corioretinopatia. Beh, complimenti, dottore. Per concludere, quali potrebbero essere gli sviluppi futuri per la ricerca e l'applicazione del laser 2RT per il trattamento delle patologie retiniche? Allora, ultimamente stiamo studiando questo laser insieme anche al centro di Amsterdam per la retinopatia pigmentosa. La retinopatia pigmentosa è una malattia che porta a cecità e è molto invalidante. Questa è la prima paziente che io ho fatto con una sindrome di Usher. La sindrome di Usher è una sindrome che ha dalla nascita, il paziente ha sordità, gli viene la retinite pigmentosa. Questa signora a 54 anni vedeva un cinquantesimo, quindi non vedeva neanche le lettere più grandi del tabellone, a destra e 4 decimi a sinistra. Vediamo com'è il campo visivo, vedete, tutta la parte nera dove non vede, quindi a destra aveva solo un puntino per vedere, a sinistra vedeva qualcosa di più, invece vedeva circa 4 decimi. L'abbiamo trattata, eccolo qua, abbiamo fatto 200 spot nel febbraio del 2016 su tutti e due gli occhi, sopra il destro e sotto il sinistro. Dunque dopo 2 mesi e mezzo c'era un iniziale miglioramento, dopo 13 mesi e mezzo c'era già un notevole miglioramento, praticamente da un cinquantesimo era passata dopo più di un anno a 9 decimi e da 4 decimi era passata a 10 decimi ed era diminuito molto il difetto del campo visivo. Ho rivisto poi la paziente dopo 2 anni, prima dopo 21 mesi e mezzo e ho visto che aveva peggiorato un pochino sul destro, dopo 2 anni ho visto che c'era un peggioramento sul destro mentre sul sinistro no, quindi ho rifatto il trattamento dopo 2 anni. Non ho più visto la paziente per 5 anni, l'ho vista 2 mesi fa e il destro era ancora migliorato, il sinistro che non era mai stato ritrattato aveva un leggero peggioramento. Questo è un altro paziente trattato per retinopatia pigmentosa dopo 4 mesi, dopo 11 mesi, vedete come si è schiarito il campo visivo. Un altro paziente fatto a distanza di 13 mesi, anche questo era migliorato molto. Chiaramente bisogna fare degli studi più approfonditi prima di dire che è la terapia migliore per la retinite pigmentosa, però da queste sperimentazioni ci sono già alcune pubblicazioni che dicono che a un laser sotto soglia risponde questa patologia. Benissimo, dottor Orione, io la ringrazio sempre per la sua presenza qui ad Eccellenze Italiane e grazie perché ci porta soluzioni. A presto. Grazie a voi. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.